Bentrovati da Giovanni Pinelli, oggi è martedì, inizia la nuova settimana qui a TripTV con Obiettivo Sport. Purtroppo non siamo andati in onda, però alla fine è un bene perché abbiamo nuove notizie riguardanti il calcio mercato, per cui alla fine ci è andata pure meglio. Iniziamo con il Civecchia, che l'anno prossimo farà un grande campionato di eccellenza, inizierà il 31 luglio per la zona atletica, però in questi giorni, dopo praticamente aver bloccato Tabarini, che credo a meno di imprevedibili situazioni, a meno di incredibili offerte, dovrebbe essere tesserato il 1° luglio con la maglia nerazzurra, dovrebbe arrivare anche il difensore Simone Calabrese, il difensore centrale, conosciamo molto bene vista la sua esperienza tra le file del Cregas e ha affrontato sempre il CIECA negli ultimi anni nel campionato di eccellenza. Questa è un'idea che sta valutando il DS Fabietti. E comunque sia, il mercato del CIECA di quest'anno dovrebbe essere diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Non si punterà più su giocatori che arrivano da fuori, quindi hanno bisogno di vitto alloggio qui a Civitavecchia, anche a Santa Maria, dove l'anno scorso Garat e Vegnadusso, e qui si punterà su giocatori o di CIECA o di Roma, che magari tutti i giorni possono fare i pendolari venendo qui in automobile senza bisogno di vitto alloggio, quindi facendo risparmiare qualche soldino alla presidenza di Costanzo Arduini. Invece per quanto riguarda la CPC dovrebbe andare via Ponzio, sicuramente ci saranno dei difensori centrali da acquistare, visto che sono andati via i vari Parla, Boriello e Cafori in precedenza il mese di marzo. E quindi si appunta magari all'acquisto di qualche difensore. Uno di questi potrebbe essere Luca Iacomelli, arriverebbe proprio dal Civitavecchia. Ovviamente anche Samuele Cerroni, delle file nerazzurre, ha tantissime offerte, poi bisogna vedere se rimarrà. Comunque sia un CPC che punterà su elementi, su caselle che vanno riempite, visto che alcuni ruoli mancano, poi con la regola degli under che è cambiata, bisogna vedere le situazioni riguardanti questo fattore. Si chiude qui questa puntata di Obiettivo Sport e ci vediamo domani per i prossimi sport, proprio per questo appuntamento di TripTV.